La vittoria di Lula in Brasile è un segno di speranza per gli ecologisti e per i progressisti del pianeta. La difesa dell'Amazzonia, che è il polmone del pianeta, è una priorità e Bolsonaro ha fatto dei disastri incredibili. Quindi io condivido l'appello di Conte a sostegno di Lula quando parla di una grande sfida per i progressisti, gli ambientalisti di tutto il mondo. Ma dobbiamo anche ricordarci un monito. Queste destre, arroganti, a volte anche con caratteristiche eversive, come è successo con Bolsonaro, ma anche con Trump, che entrambi non hanno riconosciuto la vittoria in una normale elezione, questo significa che la destra ha un radicamento forte anche quando ha posizioni estreme. Quindi l'alternativa progressista-ecologista deve essere non percepita solo come un richiamo al passato, un aspetto nostalgico, ma come in forte capacità di innovazione che guardi ai giovani, alla transizione ecologica e digitale, e in Italia Conte è la persona più adatta a creare questa alternativa alla destra.